molte anche su arresti domiciliari, a volte negati, a volte concessi. Possiamo avere le nostre opinioni. Noi speriamo innanzitutto che sia riconosciuto innocente, che nell'attesa le siano date le condizioni di detenzione o comunque di sorveglianza il più blande possibile. Detto questo, ci sono dei tribunali. Quando ci sono dei tribunali che sono o dovrebbero essere indipendenti. Il ministro Tajani ha detto infatti di fare attenzione a non politicizzare il processo. Io non credo che dei magistrati italiani apprezzerebbero se un qualche esponente politico di altri paesi andasse a dire che questa cosa che ha fatto il magistrato italiano va bene, quest'altra non va bene, questa è inaccettabile e così via. Non credo che, perché sono gelosi della loro indipendenza garantita dalla Costituzione. Non possiamo pensare che perché sono ungheresi si sentano inferiori a dei magistrati italiani. Si leggeva questa mattina sui giornali, non c'è stata conferma, abbiamo chiesto ancora alcuni esponenti del Partito Democratico, sta forse pensando il Partito Democratico di candidare Ilaria Salis. Se così fosse, sarebbe estremamente politicizzata la cosa? È una scelta che può fare il Partito Democratico. Io non la candiderei nel mio partito, però già ciascuno candida chi gli pare, possono fare quello che vogliono. Non lo so dal punto di vista della vicenda processuale se questo aiuterebbe Ilaria Salis oppure se potrebbe rendere la questione essere percepito come una intrusione. Detto questo, la scelta del Partito Democratico, ci mancherebbe, le liste possono mettere esattamente coloro che loro decidono, se sono persone che godono i diritti civili e Ilaria Salis gode dei diritti politici, intendo dire, come ogni altro cittadino, per cui sono liberi di farlo.